Finisce senza vincitori l'atteso derby fra Fermana e Civitanovesi in una gara che tornava dopo 28 anni, ultimo scontro datato 1985. Pareggio sostanzialmente equo al termine di una gara molto combattuta e fisica. Le sette ammonizioni ne sono la classica testimonianza di una sfida dai due volti. Più Citanò nel primo tempo, leggermente meglio la Fermana nella ripresa, anche se dopo l'espulsione di Morbiducci a 20 dalla fine ci si attendeva di più dai canarini di Buccolini, oggi all'esordio. Al via Fermana appunto con la novità Buccolini in panchina e desiderosa di dare continuità dopo la bella vittoria di Città Sant'Angelo. Civitanovese invece decisa a riscattare la sconfitta interna di domenica scorsa contro il quotato Termoli. Molte defezioni in casa canarina con Buccolini che deve subito rinunciare a Marinucci Palermo e Boccanera out per infortunio e con Bellucci squalificato. Citanò di Iaconi sull'altro versante invece al completo e schieramenti tattici iniziali praticamente identici con lo stesso credo per entrambi due i tecnici, 4-3-2-1. A dirigere un derby da sempre sentito il signor Volpi di Monza, che ha diretto davanti a 3.500 spettatori circa, fra cui 350 giunti da Civitanova Marche. Ma vediamo dalle immagini questo Fermana Civitanovese. Al sesto partenza subito sprint della Civitanovese con Bolzan che da buona posizione non serve al meglio al centro il tutto solo Pazzi con un tiro cross che veniva sventato dalla difesa canarina. Al quindicesimo insiste ancora la Civitanovese e ancora l'argentino Bolzan a rendersi minaccioso con un tiro dal limite che però non impegnava Savut. Gara che resta equilibrata e molto tattica, squadre corte più Civitanovese che Fermana nella prima mezz'ora e proprio al 32esimo sono ancora i rosso-blu a sfiorare il vantaggio con Comotto che in mischia calciava botta sicura ma un difensore canarino salvava la propria porta. Al 42esimo la prima vera risposta della Fermana nel primo tempo, punizione di Negro dalla tre quarti, parla per la testa di Marini inseritosi dalle retrovie, ma la conclusione aerea dell'ex Sambe finisce al lato di poco. Finiva qui un primo tempo combattuto ed equilibrato. Si andava così nella ripresa con le due squadre che si presentavano in campo con gli stessi effettivi del primo tempo e come era capitato ad inizio gara la Civitanovese si rendeva subito pericolosa e andava vicina al vantaggio, ma la punizione di Pazzi dalla distanza si stampava sulla traversa. Savut battuto. Buccolini tenta di scuotere i propri e dare più velocità in avanti inserendo l'esperto Santoni per il giovane Giovannisci, espletando così la sua seconda sostituzione dopo l'ingresso di Romano per l'infortunato Marcolini dopo appena 18 minuti. Al 21esimo però si complicano le cose per la Civitanovese che resta in 10 per l'espulsione per somma di ammonizioni di Morbiducci. Iaconi si cautelava subito provvedendo con l'ingresso di Diamanti per Bolza. Nonostante la superiorità numerica la Fermana non si rendeva mai pericolosa, la Civitanovese era guardinga e pronta a colpire in contropiede, ma al 33esimo si rifà viva la Fermana con un Del Rico che lavorava un buon pallone in aria, ma la sua conclusione da invitante posizione era deviata da un cattafesta attento nell'occasione. Era l'ultimo lampo di un derby che finisce senza vincitori né vinti. Osvaldo Iaconi, tecnico della Civitanovese, che esce indenne da questo derby qui a Fermo. Primo tempo buono per la sua squadra, forse più Civitanovese che Fermana, poi nella ripresa l'espulsione di Morbiducci vi ha un po' frenato nella corsa a vincere questa gara, è d'accordo? Beh, quando giochi in 10 è chiaro che le cose si fanno difficili. Tra l'altro loro, come avete visto, poi hanno messo un under a centrocampo e quindi potevano vantare un attacco veramente notevole. E quindi vari Santoni, vari Negro in quelle posizioni fanno veramente male e abbiamo colpito un'altra volta un palo e poi questa espulsione chiaramente non ci voleva, però andiamo avanti, potevamo fare una partita migliore magari sulle stesse situazioni del primo tempo, nel secondo tempo non c'è stata più storia chiaramente. Buccolini, tecnico della Fermana, all'esordio in panchina un pareggio come gara inaugurale, Fermana poco lucida e forse poco reattiva nel primo tempo, poi nella ripresa la squadra si è un po' sciolta e ha giocato meglio, d'accordo? Beh, chiaramente che da considerare che la Fermana viene da un cambio di allenatore, evidentemente qualche problematica c'era, di fronte avevamo un avversario di prima fascia, se non primissima fascia, un avversario che è tonico, forte, con ottimi giocatori, giocano palla. Direi che la Civitanovese rispetto
alla Fermana è 3 mesi avanti. Dopo l'espulsione di Morbiducci forse si attendeva qualcosina in più della propria squadra, è d'accordo? No, assolutamente. Assolutamente, perché non è detto che la superiorità numerica deve comportare un risultato pieno. Bisogna raggiungerlo con intelligenza. Direi che abbiamo rischiato di raggiungerlo e abbiamo concesso pochissimo all'avversario. Siamo stati sempre equilibrati e quindi non sta a significare che giocare con un uomo in più per forza bisogna vincere, si può anche perdere.